Rimossi, rifiuti e macerie. Chiusa l'intera area con una recinzione. Rimossa l'acqua stagnante dalla piscina, le cui vasche sono state riempite con materiale inerte per evitare rischi di cadute. Si sono conclusi i lavori per la messa in sicurezza dell'ex area Aquasirius, il piccolo parco acquatico in via Cellini, all'Ida Adriano. Lavori che da aprile dello scorso anno, a seguito di un'ordinanza, avrebbe dovuto svolgere la proprietà, risultata tuttavia irreperibile all'estero. L'area era frequentata da bambini che pericolosamente giocavano nei pressi delle strutture sportive fatiscenti, ma era anche diventata zona di spaccio. Ora l'accesso è invece stato proibito. Soddisfatti i residenti delle abitazioni vicine, i cittadini di Lido Adriano, che si sono già offerti per completare la riqualificazione dell'area, sfalciando e monitorando la vegetazione. Il sogno è quello di trasformare l'intera zona in un parco pubblico. L'azione del comune adesso è ovviamente un'azione esarcitoria. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di contattare la proprietà, non ci siamo riusciti. Abbiamo contattato anche le ambasciate europee, diverse ambasciate europee, per contattare appunto i proprietari. Ora faremo un'azione di rivalsa su di loro per i costi che la collettività ha sostenuto per mettere in sicurezza quest'area, che era un dovere appunto della proprietà. E speriamo ovviamente di riuscire a trovarla, di riuscire a rientrare delle nostre somme. È chiaro che ora c'è un impegno anche molto forte del comune a rigenerare quest'area. Ancora è prematuro, diciamo, delineare con chiarezza. Chiaro che qui il paese si aspetterebbe un bel parco pubblico, anche a noi piacerebbe molto poterlo realizzare, però ora dobbiamo seguire le procedure previste dalla legge e quindi la prima azione da fare adesso è chiedere un risarcimento ai proprietari e eventualmente anche poi rivalersi sui loro beni.